Buongiorno. Oh, salve. Sì. Salve. Dite ciao, allora. Siamo, sì, siamo online. Prego, prego. Wabalabadabda, bentornati su Noma Mammazzo. Fatemi sapere innanzitutto se con la mascherina si sente bene il microfono. Fatemi sapere se mi vedete bene. Sono qui a presentarvi i professori e le professore di Hogwarts. Le professori? Esatto. Le professoresse. Professoresse di Hogwarts. Grazie, grazie. Con noi c'è la professoressa Sprite, giusto? Giusto, esatto, correttamente. Se per caso non la riconoscete, ho qualcosa qui per voi, vediamo. Ecco. È la professoressa Sprite. Da non confondere con Severus Pito. Magari. O Albus Silente. Allora, lei cosa farà oggi? Farà una lezione di... Oggi farò una lezione di erbologia, dove parlerò delle mie amatissime piante che ho nelle serre. Ho portato con me la baby mandragola, ovviamente, perché non me ne separo mai. Giusto. E interrogherò un po', magari anche i professori, quasi anche i professori. Si può interrogerò. Fare. Voglio io vedere so se siete preparati. C'è un affascinantissimo Severus Piton che adesso vado a molto chiamare. Molto affascinante. E intanto abbiamo anche un silente che adesso vado a vedere un attimo. Silente è un po' mal ridotto, visto che comunque l'abbiamo dovuto resuscitare. Ma devi dare di solito per un attimo tipo un piatto della sette. Leggermente colorante, quindi li vedrete poco in forma, mi salterò, non ballerò, no, sono qua con voi, alcuni per domani. Domani posso dire che si possono dire precauzioni, io le voglio bene. Grazie. Always. Io adesso la faccio immagini con la mia professoressa Sprite, io la faccio fare in casa e che la aiuto a fare la lezione. Oh, buongiorno. Perfetto. Venga, presti, siamo qui. Ari, buongiorno. Ari, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Presidente. Dunque, mi chiedevano i babbani prima cosa avremmo fatto oggi. E io dicevo prima, spiegavo che avrei parlato un po' delle mie piante. Partiamo dalla mia preferita in assoluto, che è la mandragola. Come vede Presidente, ne ho portata una piccina, sono stata brava. Proprio la più piccola che ho portato, perché lei è più piccola. Ah, ma urlano! Certo che urlo. Ah. Preside, ascolti. Le mandragole le conoscono tutti proprio perché. Ma io ho battuto. Allora, io ho battuto la testa cadendo dalla torre, deve capire anche quello. Io tante cose non me le ricordo più. Io sono rimasto un pochino bacato. Lei preside la testa l'ha battuta cadendo dal seggiolone, non dalla torre. Assolutamente sì, ecco. Ma quelli sono. È tutto relativo. È tutto relativo. Ok. La mandragola urla e fin qua non ci piove, giusto preside? Sì. Conferma? Me l'ha detto lei. Confermo io che sono la preside, la maestra, la professoressa. Mi rubano anche i ruoli, mi stanno rubando i ruoli di preside, rendetevi conto. Confermo io e questa lo sappiamo. L'urlo della mandragola però ha degli effetti sul corpo umano. Devastanti? Ma, dipende. Se si tratta di una mandragola neonata o una mandragola adulta. Signor Preside, che differenza c'è fra l'urlo di una neonata e l'urlo di un'adulta? No, quello non vale. Voglio sapere l'effetto sul corpo. Allora, la mandragola piccina, come stava dicendo lei, che mi stava dicendo che era l'effetto...
svenire. Che no, mi diceva lei che l'effetto fa? Fa svenire l'uovo di una mandragola neonata. Prima di essere preparata. Sa, ma lei, pessi. Lei tiene le lezioni. Volevo vedere che sono pessime, posso permettermi. Oh, buongiorno, professor Pinito. Urlare. Oh, mamma mia, quanta arroganza. Buongiorno, signor Pinito. Buongiorno. Era per caso la pianta che urlava o qualcuno stava copulando nelle vostre casate di ci mancherebbe che facciamo queste discoli. Cose ad Hogwarts. Ci abbiamo ragazzi a modo noi. Non si permettono queste promiscuità nelle nostre camerate, lo sa. Voglio ben vedere, perché so che lei è il preside, però io sono anche il capo di Serpeverde. Mamma. Ecco, già parliamo di Serpeverde un secondo. Ho deciso che, oh, sono serio, all'unanimità, oggi regalerò tantissimi punti a Serpeverde, ma saranno solo punti di sutura, quindi preparatevi a tanto sangue. Professori, scusate, ma stavamo parlando delle mie piante. Prego, andiamo, passeggiamo. Cioè, no, già che è venuto a disturbare, adesso la interrogo. Professoressa Gazzosa. Me ne vado. Non chiamatemi così. Va bene. Effervescente oggi la professoressa Sprite, eh? Ah, ricordo alle persone che ci stanno seguendo che nei punti canale sotto potete farci degli incantesimi. Con 500 punti canale abbiamo un Petrificus Totalis. Con non mi ricordo quanti punti canale abbiamo un... come si chiama? Ridiculous! Un po' come lei! Esatto, e ci faranno fare cose ridicole. Invece con 50.000 punti canale c'è una Avada Kedavra. Non si possono dire... A lui che è abituato! Avada Kedavra. Momento che qua... Vada. Kedavra. È una cosa seria, no? Perché c'è stato un errore gravissimo di traduzione in tutti i libri, in tutte le lingue e soprattutto non lo sa nemmeno la Rowling. Cos'è successo? Quando il professor Silente, nel pieno della sua totale bellezza, era sulla torre a rimirare le stelle, arriva a un certo punto questo soggetto. Arriva un certo piton? Arriva un certo piton, madonna mia, era più brutta di quella che sto per dire. Spero che appunto abbiate anche mangiato e digerito, perché sarà una cosa gravissima e non guarderete più Harry Potter con gli stessi occhi. Cos'è successo? Io ero lì a farmi bellamente i cavoli miei. E questo, inventandosi una storia che io dovevo morire per la gloria eterna di Hogwarts a salvare il pianeta dalla distruzione, manco fossi Goldrake, che devi morire, esatto. Perfetto. Niente, questo arriva, punta la bacchetta e mi dice in malo modo, vada che cada, altro che Avada Kedavra. Ridete, voglio le risate del pubblico. Io non ho mai voluto ucciderla, signor. Potete ridere, dovete ridere. Ok, le risate ci sono state. Era grazie spontanea. Mamma di Silente. Soprattutto. E soprattutto era spontanea. Ringraziamo la mamma di Silente. Prego, vada avanti con la sua lezione, va. No, mi serve Severo Spiton. Pitone! Abbiamo trovato un Silente un po' rimbambito. Non è vero, non ha sentito nulla. Mi dica, professor Piton, l'urlo di una mandragola adulta, sì, che effetto ha su una persona che non porta i parorecchie? Può causare un lieve caso di morte. Giusto, lieve. E come avviene questa morte? Che succede? Si muore male, si resta pietrificati. La morte giusta, cominciano a sanguinare le orecchie. Ah, cominciano a sanguinare. La stavo anche suggerendo io. Che io volevo vedere se sanguinava anche quella bacchetta. Pensavo che mi stesse disturbando. Ah, io pensavo che quel fotonfio stesse... No, lo stavo suggerendo, tipo il sangue dalle orecchie, ma non va bene, va bene. Già che ha parlato di pietrificazione, le mie piantine servono per preparare una pozione che cura le vittime pietrificate. Ma da che cosa vengono pietrificate queste vittime? Si ricorda un Hermione? Sì, da un basilisco. Bravi. Che non è una pianta, che è il basilico, giusto? Bravissimo. Lei si è preparato. Il basilico è un grossissimo serpente
che serve per fare il pesto, giusto? No, quello è il basilico. Ah, quello è il basilico. Professore, quello è il basilico. Mentre invece il basilico, come diceva, è un grosso serpente che con lo sguardo cosa fa? Lo sguardo diretto del basilisco ti pietrifica. Okay. Mentre invece lo sguardo indiretto, quindi attraverso una macchina fotografica, una pozza d'acqua, uno specchio, ho sbagliato. Ho sbagliato. Sei pietrificato comunque, però per sempre. No. Lo sguardo diretto ti fa morire, come è successo nel film La Malcontenta. Giusto, è vero. Mentre invece attraverso un riflesso ti fa pietrificare e lì arrivano le mie bellissime mandragole. Ma che parte uso della mandragola? Le foglie, bravo! Le foglie. Esatto. No, ma dalle... non la fare orecchie. Ah, ma non si fuma questa. No, questa no, non si fuma. Ah, ok. Quella è un'altra erba, ma gliela spiego più tardi. No. Dalle foglie viene estratto proprio un succo che serve per curare le vittime del basilisco. Domanda per i babbani che ci seguono da casa. Rivelo. Domanda per i babbani che, non ci, che ci seguono da casa. La mandragola esiste nel mondo reale? Vediamo se rispondono. Attendiamo un attimo. Confermateci che ci sentite bene. La mandragora esiste nel mondo reale? Attendiamo un attimo, professore. Sì, possiamo chiedere anche al pubblico qua. La mandragora esiste nel mondo reale? Ah, qua dicono. Stanno rispondendo bene? Dicono di sì. Yes, bravissimo. Esiste nel mondo reale. E anche nel mondo reale, ragazzi, se mi permettete il termine, è magica. Fra virgolette, ma perché è magica? Perché si vedono i draghi. No, no. Allora, sì, usata male provoca allucinazioni. Ah, vedi che... Però è magica perché la forma ricorda vagamente proprio un omino, un bambino. E i tempi del Medioevo era utilizzata come talismano. Un applauso e tanti auguri a Maria e a Soltano. Ciao, Copriano! Ragazzi, vi ricordiamo che se sentite questi annunci perché siamo in diretta dal binario Magic Pub di Mapello. Quindi ogni tanto sentirete dei compleanni che vengono annunciati. Detto ciò, cosa vincono? Poteste farci un incantesimo, vi ricordo sempre, usate le fave canale sotto alla chat. Non a me, potete, potete fare un ridiculous, potete scegliere anche a chi farlo. Oh, ecco, scegliete o Sirente o Piton, io no perché sono già abbastanza. Beh, vediamo. Va bene. Vogliamo provare a chiedere da casa? Sì. Se si ricordano qualche pianta in particolare? Ma del mondo di Harry Potter? Del mondo di Harry Potter, ovviamente, no. Parlando. Mica parleremo delle piante babbane? No, infatti. Geranio! Meno male. C'è geranio. Avrei zanuto. Detto grisantemo. No, il cipresso. Anche il cipresso. C'ho il viale del cipresso. Abito lì adesso. Sì, sul viale del tramonto, vada. Mi raccomando, preside, non si ci prima, La vedo un po' cipresso. Non si ci prima. Sapete qualche pianta da suggerirci oltre la mandragola? A parte la mandragola, che è forse anche il platano picchiatore, che è quello più conosciuto. Piante proprio erbe officinali, quindi. Piante in generale. Piante. Per
Anzi, intanto che aspetto da casa che si ripilino dopo il pranzo, una domanda ce l'ho da farvi. Il platano picchiatore, che cosa nasconde? No. Allora. Meglio, forse mal formulata. No, io l'ho capita, però posso rispondere anch'io. Aspettiamo un attimo da casa, vediamo se rispondono. Cosa c'è nascosto sotto il platano picchiatore? O, se avete letto la nuova traduzione, sotto al salice schiaffeggiante. Che non riuscirò mai a capire queste strane traduzioni. Cambiano le piante. Cambiano le piante. E l'effetto è sempre quello, eh. Esatto. Due sberle le danno lo stesso. Esatto. Allora, dicono, chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Sara Wondi, salutiamo Sara Wondi. Bravissima! Dice passaggio segreto alla Stamberga strillante. Esattamente, esattamente. Dove Lupin andava a trasformarsi senza rischiare di essere. Esatto, di che casata sei, Sara Wondi? Credo che tu sia una Corvo Nero a memoria. Casa. Che ho detto? Sara, di che casa sei? Se ce la vuoi far sapere, io spero Tasso Rosso. Di casa sua. Di casa sua. Credo sia Corvo Nero a memoria. Così, a memoria. Si seguiva durante le live. No, Corvo Nero no. Mi sa che Corvo Nero. C'è l'unico che manca. Abbiamo tre esponenti di tre case. Di tre case. Tra l'altro regalo 50 punti a Grifondoro così a casa. In allegria. Siamo praticamente Borgo Tre Case, frazione di Borgo 10 Case. Dovrebbe regalare 50 punti a Corvo Nero, visto che Sara ha risposto correttamente. Allora, siccome mi state criticando su una mia decisione, tolgo punti a tutte le case, tranne a Grifondoro. Come direbbero qui al binario Magic Pub punti. Di Mabello, messo che precisa. Non stavo facendo nulla, però va bene. Perché messo che precisa è bergamasco stretto, Proveniente da Hogwarts di Bergamo. Hogwarts. Esatto. Noi abbiamo Harry Potter invece Hogwarts, che Harry Potter. Scritto Hogwarts proprio. Adesso di Hogwarts. Potter. Comunque, a parte la domanda, complimenti la brava risposta Sara sul platano picchiatore. La domanda che dicevamo prima, conoscete qualche altra erba di Harry Potter? Posso suggerire? Maria Giovanna. Suggerisca. No, sì, è il mondo di Harry Potter. Harry Potter. C'è. Vabbè, c'è, l'ho sequestrata, c'è. Diciamo un'erba non babbana. Vi do un indizio, Harry Potter e il calice di fuoco, cosa usa Harry Potter? Questo è facile, è un'alga, chi l'ha detto? Brava Sara! Altri vedi che studiano quelli di Corvo Nero. Lei ha mangiato pane di Harry Potter, le faccio una domanda semplicissima adesso, cosa dice Harry a Ron, pagina 425, riga 8 dei doni della morte? Facile, secondo me dice miseria. Però. Aciderbolina di Indirindina. No, quello non. No. Non l'ho mai letto, però magari mi è sfuggito. Però io so che qualcuno lo sa cosa dice. Harry Arona, pagina 425. Il preside fa un caos pazzesco. Si sente solo lui, cioè io veramente. Molto bene l'alga branchia. L'alga branchia viene data a Harry Potter da chi? Chi fornisce Harry Potter l'alga branchia? Beh, se lo ricorda? Io me lo ricordo, il ma potrei confondermi, perché credo sia Neville nel libro. Esattamente. Non so se nel film cambia qualcosa, se c'è Hermione, sempre Neville. C'è sempre Neville. Questa alga cosa fa? Innanzitutto viene mangiata. Giusto. E fin qua non ci piove. Ti fa innanzitutto spuntare le branchie. Ti fa venire le mani e i piedi palmati e l'effetto di quest'alga dura al massimo un'ora, quindi posso respirare sott'acqua al massimo un'ora grazie a quest'alga, ma dipende se vado in acqua dolce oppure in acqua salata. Potete giocare anche a LOL con l'alga branchia, perché le partite durano un'ora. Sono stata brava. Dobby, è vero, nel libro, Dobby. Chi è più fedele nel libro Neville. Dobby, no. Non sappiamo, comunque o Dobby o Neville. Allora, nel film di Ada Dobby, nel libro di Ada Neville, il pacciotto. O Nobby o Neville. Allora, ecco, so. Domanda, utilizziamo la versione del libro o la versione del film? Non so. Cosa preferite? Secondo me tu userai la versione che più ti conviene, cioè quella dove c'è il tuo protetto. Esattamente. Nonostante sia di Gryffindor, comunque 50 punti a Sara Wondi. Neville è Tasso Rosso. Piton. Neville è Tasso Rosso. Come fa a bloccare i ragazzi nel primo film se
essendo nella stessa casa. Non essendo nella stessa casa. Pachok! Pachok è un Grifondoro. No, c'è una lite interna qua. È un tasso rosso. È un tasso rosso. E come fa a bloccare Harry e Hermione nella pietra filosofale nella stessa casa? È un errore del film. È un po' come l'orologio in Ben-Hur. Sono quelle cose che uno vede quando non deve vedere. Ah, vabbè. Tasso rosso. E sono convinto. Ci gioco 18 milioni di punti Grifondoro. Va bene. Ci sto. Sara! Sara! Pachok. 18 milioni di punti. Pachok è tasso rosso. Confermi? Chiediamo in giro. Chiediamo, secondo voi. Vedi il Pachok, è tasso rosso. Non lo sa nessuno. Pachok, secondo me, Pachok è come me. È dimenticato e abbandonato. Ha detto che sì. 18 milioni di punti. Voglio la moviola io per questa cosa. Vedi il Pachok, è tasso rosso. Vedi? Ci ho giocato 18.000 punti. Vedi? Fate finta di niente. Non è Grifondoro? È Grifondoro, no? Grifondoro, no. Da casa dicono Grifondoro. Da casa dicono Grifondoro, quindi l'accendiamo? È Grifondosso? O è Tasso d'Oro? Tasso d'Oro? Corvo Verde. Il locale qua è diviso, c'è chi dice sì e c'è chi dice no. Qua dicono tasso d'oro o grifo rosso. Forse, anche. Forse trae un po' in inganno il fatto che poi ne. Corvo serpe. Secondo me è un po'. Serpe in seno anche. In grembo. In grembo. Secondo me trae un po' in inganno il fatto che poi ne sarà il mio successore. Ed è molto portato per l'erbologia. Magari un pochino quello può trarre in inganno. Cioè, no, trarre in inganno perché poi Neville diventerà professore di erbologia. È portato. Magari può, ma non c'entra nulla, Ma che ne sappiamo noi che saremo già morti e sepolti da anni quando succederà? Voi, io come ogni buon personaggio con la barba di ogni fantasy sopravvivo. Giusto. Comunque ciao Neville. Salutiamo Neville. Ciao Neville. Salutaci Pachok. Ciao. Ti hanno appena messo il tasso rosso, ma sei Grifondoro fa nulla. Come per esempio Hermione. Tasso rosso nel cuore. Hermione potrebbe essere scambiata per una corvo nero perché è molto studiosa. Esattamente, esattamente. E come si chiama il rosso lì? Ron Weasley potrebbe essere scambiato per un tasso rosso perché è molto leale. Esattamente. E Harry Potter potrebbe essere scambiato per un serpe verde perché parla al serpentese, perché c'è un pezzo di Voldemort dentro di lui. Dove? Usate lo spoiler. Da dove? Come ho fatto a mettere un pezzo di lui? Non si può dire. No, perché io ci ho provato in mille modi ma non l'ho molla. Ho notato. Non si può dire in diretta. Non si può dire cosa. In diretta perché siamo, come si dice? Fascia protetta? Siamo in fascia protetta. Siamo in minorenni che ci ascoltano. Oggi siamo in un canale aperto a tutti. Ok, quindi mi raccomando, presidente. Assolutamente, io uso un linguaggio forbito e pulito. E pulito. Scusi, adesso non la interrompiamo più, prego. Ah, ma stava facendo lezione lei. Ma in teoria sì, però. Sarebbe anche utile che la faccia, perché insomma è pagata dallo Stato per fare lezione. Perché a Hogwarts c'è lo Stato? Ma certo. Non è privato. Sono io lo Stato. Ma non è una scuola. Scusa, tutti i soldi che mi sono statalizzato. Ah, abbiamo messo Hogwarts statale. Anche Stato. Questo spiega molte cose. Tipo il livello dei docenti. Esatto. Ma che. Apro piccola parentesi, vi ricordiamo che siamo in diretta dal binario Magic Pub di Mappello. Di Mappello in provincia di Bergamo, quindi se siete di queste parti, se siete anche, non lo so, a un'oretta, due orette, nulla vi vieta di venire qua perché anche sì. A trovarci. Venite a trovarci, venite al binario Magic Pub, anzi adesso finiamo la lezione di erbologia, poi magari facciamo un tour del locale, va bene? Che per chi non lo conoscesse, penso gran pochi, esatto. Merita veramente. Ci sono tante piccole chicche che poi vi mostreremo. Stavamo parlando della gabranchia e fin qua, ok, non ci piove. Il salice schiafeggiante ne abbiamo parlato. Una pianta strana per chi ha letto i libri. Per chi ha letto i libri? Attenzione. Bubo tuberi. Qua casca l'asino. Perché secondo me solo chi ha letto i libri può conoscere
questo tipo di pianta. Vediamo se Sara, visto che è quella che comunque sa, o altri ragazzi collegati da casa ci sanno dire cos'è. O se l'hanno sentito parlare, perché comunque è veramente molto 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 particolare come pianta. Parto col dire che ricorda un animale esistente nel mondo babbano, ovvero una lumaca. Ci dicono che è molto bella la didattica a distanza da Hogwarts. Yeah! Quindi cosa facciamo? Anche quanto appunti a chi ha detto questo? Anche in questo paese dobbiamo fare in modo che ci sia la didattica a distanza. Chi l'ha detto? Anzi. Lapislazzoli, grazie. Fantastico. Ti dico già che questo, quando finirà la live, diventerà il titolo ufficiale di questo voto, di questo video. Lo cambieremo con didattica a distanza. Da dove ci scrivi, Lapislazzoli? Giusto, anche per sapere. Abbiamo problemi di rete appena, che salta un pochino, salta. Quindi vogliamo dirvi, stavamo dicendo che Lapislazzolo è contento lì perché sono tanti lì, perché se era là non era lì, sono era qui, qua Paperino. Oh Cristo, ci siamo. E stavamo dicendo che è contento della didattica a distanza da Hogwarts. Io ti prometto, Lapislazzoli, che quando questa live finirà e potrò cambiare il titolo, diventerà Look Digital Off, didattica a distanza dal binario Magic Pub. Grazie per... Provincia di Hogwarts. Nel mentre qualcuno mi ha risposto, sa cosa sono i bubotuberi? Io non lo so. Nessuno sa cosa sono. Nessuno. È una cosa un po' difficile. Ah, bene, vi ho preso il contropiede. Molto bene. Intanto prendo la seconda camera. Come intanto no? Che lei spiega, prego, spieghi. Spiego. Avete presente le lumache? Immaginatele molto grandi, all'incirca così. Tutta completamente nera questa pianta, però ha una particolarità, ci sono delle vescicole dorate su questa pianta. Da queste vesciche viene estratto un liquido, un pus, sì lo so, scusate lo schifo, che è molto corrosivo, infatti se non utilizzato correttamente può bruciare la pelle. Piccola curiosità, utilizzato invece diluito, serve per curare l'acne dei piccoli maghi. Quindi prendete nota. Mi ha fatto ok, cosa vuol dire col pollice? Bene. Un'altra pianta strana. Oh, questa la sapete da casa, sono sicura. Il tranello del diavolo. Non potete non conoscerla. Esiste? Esiste ad Hogwarts. Ah, esiste ad Hogwarts. Assolutamente sì. Lapis sì? Ci dice che è contentissimo dell'onore che gli dedichiamo e scrive dal Sud Italia. Un saluto. Da dove? Da dove di preciso? Da dove di preciso? Lapislazzoli. Il Sud Italia è immenso. Eh sì, è bello grande, sì. Intanto ne approfitto, grazie alla Pislazzoli, per salutare tutti gli amici del Sud Italia che ci seguono. Anche quelli del centro e del nord, e anche chi è fuori dall'Italia. E esatto. Se qualcuno, esatto. Salutiamo il mondo intero. Salutiamo il mondo, anche perché se non sbaglio voi, lei preside, lei professoressa, fate anche dei tour a volte, giusto? Esatto, facciamo dei tour, purtroppo solo in Italia. Sì, per ora, Italia, se volete chiamarci all'estero noi veniamo volentieri, parliamo tutte le lingue del mondo. Big money a tutto andare, non preoccupatevi. Come dice un video che ho visto, I speak English 50-50, ecco, così almeno ci capiamo tutto. Ci capiamo tutto. Io assolutamente parlo tutte le lingue, cinese, giapponese, austro-ungarico, aramaico, tutto. Anche a buona ganausa anche. Quella lì è fantastica, certo. Soprattutto perché nessuno può permettersi di rompere le scatole sulla traduzione. Esatto. La sappiamo solo io e professor Piton. Awaganaus. Perché io l'ho imparata da lui perché sono un legimens. Nel dubbio, ragazzi. O anche un regipet. Esatto. Nel dubbio, assorreta. Così non si sbaglia. Comunque, dicevamo, la dobbiamo estrarla questa povera. No, non si può estrarre. Non si può, perché tanto io. Noi così non si può fare. Così dice. No, ecco, preside, come vede non urla la pianta. Poverina. Non le date la mangiare. Siamo nel mondo babbano. Come poi faremo vedere, siamo nel mondo babbano.
sono tutti senza paro-orecchie. E però con la mascherina è importante, la mascherina è importante, paro-orecchie no, la mascherina sì. La mascherina non serve durante le mie lezioni, purtroppo serve per questo maledettissimo virus che gira. Mi raccomando, usate la testa, indossate la mascherina, mi raccomando. Sempre. Usatela sulla testa, soprattutto, sulla bocca. Allora, stavamo parlando. Nel mentre qualche dalla regia, qualcuno ha risposto in merito al tranello? Che dicono? Va, chi si avvicina per leggere? Oh! Oh my god! Mi sento Clinton! È una delle prove della pietra filosofale per trovare la pietra filosofale. Sono io. Allora, non. Noi la vediamo lì, esatto. Perché? Ma com'è fatta questa pianta? Innanzitutto è composta da tanti tentacoli. Si sviluppa in larghezza, crea proprio un tappeto molto scivoloso. Le basi. Il nostro triodoro si imbatte in questa pianta proprio durante la ricerca della pietra filosofale. C'è un incantesimo che io posso utilizzare contro questa pianta. Perché avendo tentacoli, cosa fa questa pianta? Mi stritola! Esatto. Fa tipo quei video giapponesi che fanno vedere i cartoni animati. Ma sì. Più ti agiti, più lei Entai? Ti avvolge. Sì, ah, ok. Entai. Professori, che incantesimo uso per sconfiggere Entacoli. Il tranello del diavolo? Entacoli! Devi stare molto calmo, come diceva Neffa. Entaicoli! E poi c'è anche un incantesimo da usare. Qualcosa con la luce? Sì. Lumos! Siamo toccati le bacchette. Oddio! Sconcio, non farlo mai più! Tocca. Esatto, lumos. Quindi il lumos. Perché essendo ho quasi sentito che questo usa l'humus. Se usiamo l'humus. Non l'humus, quello che va nella pianta. Se usiamo l'humus come incantesimo, ci ritroviamo in locale pieno di cacca e non è bello. No. Ragazzi, state attenti con la pronuncia. Tutto attaccato l'humus. Lumos. Lumos. Los. Os. Come che formula mos. Completa come l'humus solem. L'humus solem, formula solem. Completa. Perché essendo una pianta abituata al buio, la luce la terrorizza. Perché era solem, tanti. Meglio solem che male accompagnate. Ragazzi, salvatemi, qui non siamo con dei prestiti, qui siamo alla pausa pranzo, cioè siamo immensa. All'intervallo a scuola! È grande come posto, però non è immensa. Comunque. Ah, ci dicono, cosa ci dicono? Una peggio dell'altra, ne stanno uscendo, è gravissima la cosa. Salutiamo Giulia. Che dice ciao Potteriani, però non credo sia Zulim, la nostra Giulia. Giulia da? Da dove scrivi? Giulia da. Ciao Giulia. Giulia da? Da dove ci scrivi? Dall'Alfa Romeo? Fuori. Mamma mia, qua sta arrivando. Se ne va da fuori. Cioè, sono scesi di fuori. 400 gradi qua. I gradi. Sono ancora online su YouTube le nostre live fatte in quarantena, prima Harry Potter, se volete tante altre di queste freddure. Che è successo? Lombardia. Ah, da Chiari, Brescia. Da Chiari, benissimo. Brescia? Domanda, sì. Tu che sei abbastanza vicina. Allora, Sara Wondi so che è già stata al binario. Chiara da Chiari. Fatti Chiari, amicizia è Giulia. Lunga. E comunque Giulia, è Giulia Chiara. Giulia da Chiari. Ma per gli amici è Chiara, vero? Chiara da Giuli. Chiara da Giuli e Giulia da Chiari. Siete mai stati al binario, dato che è un'oretta di... Anche meno, potrebbero essere anche 54 minuti, esatto. Senza traffico. Fatecelo sapere nei commenti, intanto, e di che casa siete, che così vi diamo i punti alle case. Dipende sempre, vi ricordo, dipende da che casa siete. Come decido esatto. Io. Vi ricordo anche che sotto la chat ci sono delle fave canale, se guardate questo show per abbastanza tempo guadagnate dei punti a sufficienza per usarle contro di noi, avete un pietrificus totalus. Avrete un ridiculous e con 50.000 punti una vada kedavra, così non riuscite a farlo. Non ditelo a casa, vada kedavra. Per chi? Per chi? Facciamo tutti? Sara Wondi. Per le battutacce. Allora per voi. È sua. Ridiculiamoci. No, io ormai se sono nudo non sono ridicolo. È ridicolo. Allora, un ridicolo sapiton, dammi la copertina allora, metto la copertina da nonnino.
Oh, com'è tenero quella copertina! Mi scusi! Com'è morbida! Perché è di Grifondoro? Perché è Ridiculous! Grande! Troppo. Non sono di, son di parte. Non siamo di fascia protetta, uso la censura. Ok? No, nel senso che per lei vedere Piton con questa è ridicolo. No, è offensivo. È offensivo. La sua casata, anzi. Ci mancherebbe. E quindi per aver dato del ridiculous a Grifondoro regalo 18 milioni di punti. Fa anche ecco, un po' abbiamo vinto. Fa leggermente caldo, torno alla mia toga. Esatto. Lei mi fa un toga party? Professore, facciamo un giro per il locale? Adesso potremmo fare un tour, anzi, adesso che non ho ancora messo la toga... Facciamo. Vorrebbe dirmi che ha finito la lezione così. Sì. La lezione è finita così. La riprendiamo più tardi. Bene. Allora facciamo un tour del locale. Tuttavia... Giù, viene fuggito. Ti guardiamo. Prego, mi dica. Su nonna mi ammazzo. Sì, innanzitutto siamo da quelle mare. Avete visto super alto, ragazzi. Anche loro. Se che l'avete conosciuto, non pensavate. Avete visto ancora super erotica, l'avete conosciuto. Non per altro. Allora, scusate se magari non ci avete sentito bene in questo momento, ma il microfono principale è solo qua. Però salutiamo Sara Wondi che dice che nostalgia, perché lei è già stata qua, e ha detto di salutare, sempre di casa Corvo Nero, Mirtilla Malcontenta che è nei bagni. Quindi poi magari faremo anche un tour. Io direi, già che è in linea Sara, facciamo un ne tour approfittiamo? Adesso, andiamo a salutarla? Bagni, li facciamo vedere. Andiamo. Allora. Venite fisicamente al binario 9 3/4, binario Magic Pub, in provincia di Bergamo, città di Mapello, poi magari vi mettiamo tutti i link del caso, troverete Google Maps, le vie, il traffico, troverete Mirtilla cosa. Malcontenta nei bagni, ma non solo la vedrete come vi abbiamo fatto vedere noi, ma la sentirete anche gridare, specie se andate in bagno e Mirtilla vede qualcosa, perché si sa che Mirtilla è una briconcella. A me è capitato. Harry, guarda cosa c'è lì! La prima volta che entro nei bagni di questo locale, sento partire una voce e io l'urlo, ho partito anche un urlo disumano. Il locale. Quindi ho urlato peggio delle mie mandragole, questo posso dirlo.
Vi ricordo che potete anche usare il Petrificus Totalis. Totalis. No, preside, è un secchiello, non è un bicchiere. Su, su. Va tutto bene, va tutto bene. Scusate, ma ho un po' freddo senza la mia torta. Oh, poverino, è l'età. È l'età. Io invece sono freddo completamente, quindi non sento più nulla. Esatto. Grazie, professore. Visto che parliamo di incantesimi. Preside. Sì. Volete dire un po' di lezione di incantesimi? Se proprio volete assistere a una mia lezione, ve la concederò. Molto bene. Levate, levate ste piante. Ridiculous. Lavate las manos. Se vuole l'acqua d'uvio, l'aiuto. Assolutamente, sì. Ammirevole. Allora, innanzitutto, prima di parlare... Prima di parlare di incantesimi vorrei chiedervi, voi sapete cos'è la magia? Quella tipo scelga una carta. No, quelli si chiamano assolutamente ciarlatani. La magia non è quella, quelli sono scusi, trucchi. Scusate, scusate, se interrompo, scusate. Ho trovato questa. Ma... Ma... Dio mio, che schifo! Ma chi lascia in giro queste cose? Che schifo! La metta nel secchiello della vergogna. Cioè, rendetevi conto cosa c'è in giro. Lo mettiamo negli oggetti smarriti. Se qualcuno l'avesse persa, è pregato di venire a prenderla, reclamandosi come proprietario. Tipo Voldemort! Questa. Non si non può si dire! Si può dire! Dire! Ah, non lo dovevo dire! Non lo dovevo dire! Tu sai chi? Voldemort! No! Ah! Oscuro signore! Voldemort! Scusate l'abitudine. È sempre posso? Lui. Posso? Oscuro. Posso? Sì. Ma comunque, cioè mi dite, tu sai chi? Io so chi è, Voldemort. Non lo devi dire, Voldemort. Devi dire, ma signore oscuro... Che è Voldemort? Signore oscuro, che è Voldemort? C'è un certo rispetto ancora per le autorità. E non hai avuto per me, ce l'hai avuto per lui. Ma tu sì che c'hai il naso per le cose, eh? Cavoli. Anche lui. Più che rispetto, mai... Ma voi sapete, una volta il signor Potter cosa ha detto a quel fenomeno di Voldemort? Tu sai chi? È lui. Erano in giro loro due e gli fa il simpatico, il coso di simpatico. Ah, andiamo a farci un piercing al naso. E il grande nostro amico, signor Oscuro, suo amicone, suo amico. Ha fatto il septum. No, no. Gli ha detto semplicemente, sì, sì, ma serve la firma dei genitori per te. Mi dissocio. Picchia il pugno, fratello. No, aspetta, io sono innamorato di lei, non picchio niente. Picchio James. Picchiamelo! Picchio James Potter, che era un maiale, sappiatelo. E tra proposito, ma ci sono delle ottime costine di maiale al binario Magic Pub di Mapello. Io le chiamo costine James Potter. Beh, partiamo con i miei incantesimi. Stavo dicendo, prima che mi disturbassero, cos'è la magia? Per magia si intende tutto ciò che non può essere spiegato con scienza, tecnica o religione. Soprattutto quest'ultima, nel periodo più oscuro per noi maghi, prendeva presunti maghi, stregoni, streghe a random e li bruciava. Siamo arrivati quasi a 4230 falò di essere umano registrati, esatto. Perché la magia... Da cui ci dissociamo, ovviamente. Assolutamente, noi eravamo vittime predestinate, ma io, esatto, essendo il mago più potente del mondo, nonché il più umile, il più bello, il più simpatico, me la sono sfangata anche quella volta lì. Perché io la sfango sempre in qualche modo. E cosa si è fatto per evitare di continuare a essere bruciati nel mondo di Harry Potter? Ci siamo nascosti all'occhio babbano. Esatto. Praticamente il binario 9 e 3 quarti, o binario Magic Pub, giusto? È celato all'occhio babbano. Macarena, guarda l'allegria con allegria, Macarena. Hai fatto ridicolo? No, ha detto, e allora mi è partito, Macarena. E autocensuro. Veramente ne sto dicendo di tutti i colori, ma sono autocensurato. Vabbè, non mi lasciano fare la lezione in pace, quindi passo a un... Expelliarmus, mi scusi, tranquillo. A cosa serve l'Expelliarmus? Serve per mandare via Albus Silente. Cioè assolutamente abbiamo docenti impreparati, io devo continuare a tirar fuori Galeoni e Zellini a tutto andare per questo. Non ha detto Expelliarmus.
Ah sì, avevo capito anch'io. Espelli Albus. Io ho capito così. Ho capito male. Ma sono simpatici veramente come l'humus, eh? Ma quello con l'apostrofo. E con l'altra H davanti. Ah, okay. Ho detto anche simpatici. Che tra l'altro è anche buono, l'humus, voglio dire. Sono simpatici come la... Ok. O come una bacchetta magica. No, nel va bene. Ok. Dove si produce. O come se andassi sui cactus. Esatto. Allora. Giulia da Chiari? Ni. La risposta non è completa. Perché? Detta così, potrebbe darsi che Pito si sveglia la mattina in piena demenza, comincia a fare Expelliarmus a caso, butta fuori la bacchetta di mano a tutti. Così impazzito potrebbe farlo. L'Expelliarmus serve a disarmare l'avversario, sì, ma durante un duello magico. Mi raccomando, le lezioni seguitele, state attenti, perché la magia è precisa. La magia è molto localizzata, soprattutto anche noi davanti alle telecamere dobbiamo essere molto localizzati, ok? Avete acceso il GPS? Continuo a sostenere, come ho detto prima, che messo che preciso, come dico... GPS attivato? Sì. Lei presta attivato il GPS? Global Position System, assolutamente sì, questo vedete come conosco le lingue, quindi prendetemi in tutto il mondo. Ok, facciamo un altro incantesimo. A cosa servono in generale gli incantesimi? Rispondono a casa o rispondiamo noi? Diamo un aiuto. Allora, da voi so che non mi posso aspettare molto, da casa so che stanno rispondendo veramente bene, sembra che abbiano quasi i libri o il cellulare sotto mano. No, è che hanno studiato. Ah, ok. Sono studiati. Sallo che sono studiati. Non lo sallo. Sallatelo anche voi e... Scusi, anche a me, grazie un po', grazie. Allora, un messaggio per Pito. Ah, sì. Sparati. Che con la mascherina sembri Adam Pito. Hai ragione, aspetta. Risolvo subito, ecco. Così dovrebbe andare bene. Adam, già che sei in diretta con noi. Coincidenze? Ci puoi dire qualcosa su questo presunto complotto ad Hogwarts? Allora, qua dicono che è un complotto per far tornare Voldemort al potere. Non si dice Voldemort! No, signor Oscuro, in realtà è tutto un complotto perché Silente non vuole mollare la cattedra. Assolutamente, io non sono ancora in età pensionabile. La schiena! Ah. Comunque. È in quell'età in cui si molla parecchie cose, ma non la cattedra. Beh, allora l'incontinenza cos'è? È un privilegio, un dono, ok? Torniamo agli incantesimi. Abbiamo dei minorenni in diretta? Spero di no, perché avrei un incantesimo. Ci sono nel pubblico, però. Oh. Ci sono nel pubblico i minorenni. Buongiorno. Però. Buongiorno. Ciao. Buongiorno. No, non è un buongiorno, ho deciso che non è buongiorno. Perché io avrei due incantesimi da poter legare per fare contenti i genitori. Giusto. Perché se noi leghiamo... mamme più che altro. Le mamme, se noi leghiamo un Wingardium Leviosa a un Pietrificus Totalus, qua si viaggia tutta notte, eh? E bimba da che! No, così. Proprio lei parla poi. Che proprio. Io avrei bisogno anche di un Lumos per trovarlo, di tante di quelle cose ormai. Uno per aggermirlo, uno per incatenarlo. No, quello è un altro. Quello era un altro film. Attenzione. Molto bello, molto bello. Assolutamente. Ci dissociamo da quell'opera secondaria. Da cui si è ispirato, da cui ha preso ispirazione da Harry Potter. Cioè Tolkien ha copiato tutto da Harry Potter. Se diciamolo! Se voi seguite le live durante il lockdown di marzo-aprile, è nata un po' questa gag che tutto è stato copiato da Harry Potter. Assolutamente è vero. Guerre Stellari. Harry Potter! Mi fa il verso? Stavo usando la polizia. Mi fa il verso? Stavo usando la... Sì, ciao, l'abbiamo perso. Stavo usando la polisucco alla pesca. Scamelo. Un altro che incantesimo vorreste conoscere? Sì. Fanno swish. Usa Pantene.
Pantento Talus. Grandissimo incantesimo di prevenzione della caduta del capello. Guarda, ma guardate attentamente come. Cioè, Alessia! Perché io morbido, seta morbida! È tutta seta morbida! Perché io valgo, infatti mi fa anche un po' male l'alluce. Vede. Allora, io in questo momento me ne vado, lascio un attimo di pozione al nostro professore perché non ce la posso fare a stare. No, allora, ci rinuncio. Non ho qua con me le mie pozioni perché siamo in un locale dove si mangia, quindi servono nella cucina dove gli elfi mischiano le cose, poi magari ve le facciamo vedere meglio. Però vi posso chiedere a voi del pubblico, a cosa serve un Bezoar e dove trovate un Bezoar? A cosa serve un animale fantastico e dove trovarlo? Esatto. Cos'è un Bezoar? Chi è un Bezoar? Chi è un Bezoar? Quando è un Bezoar? Che non è un Bezzotta, quella è un'altra cosa. Vediamo se Chiara da Giuli o Giuli da Chiari. C'è Chiara da Chiari che per gli amici sono Giuli da Chiari. Chiara da Wonderland. Bello! Vediamo se lo sanno. O lapislazzuli. Lapislazzuli anche. A cosa serve un Bezoar e dove lo potete trovare? Non lo sanno. Non favellano. Allora, intanto comincio col dire che in questo momento Harry Potter viaggia sulla fascia con la scopa, vede il boccino d'oro che sta entrando in azione, attenzione, cross sulla fascia, tiro, parata! Allora, il Bezoar innanzitutto esiste anche nel mondo babbano. Si pensava una volta che avesse poteri magici, come quelli che vengono narrati da noi maghi in Harry Potter. Il Bezoar si trova nello stomaco delle capre. Ah, ecco, chi l'ha detto? Sara, brava Sara, altri 10 punti a Corvo Nero, lì, quello lì. Quella causata lì, un po' messa lì per traverso, giusto per fare contorno. Esatto, per fare... Contorno di Corvo Nero per fare colore, no? L'hanno messa lì. Corvo Nero per fare colore, vabbè, basta. Beh, anche Tasso Rosso volendo. No, è un'altra cosa. Poi non posso spiegarlo, sennò mi bannano. Dicono che cura l'avvelenamento, Pino. Esatto, cura l'avvelenamento. Da cosa? Non lo so. Luisa! Dalle pozioni velenose, no? Anche Luisa. Ciao Luisa, da dove chiami Luisa? Cioè da dove chiami, da dove ci segui? Innanzitutto manda un bacio Addio. A tutti. Manda un bacio a tutti. Saluti. E ricambiamo. Tito. E dice che serve per creare antidoti. Esatto. Questo perché? Un bacio a tutti dalla professoressa Gazzosa. Vediamo che hanno detto anche altre cose. Allora vi ascoltiamo. Sempre Luisa. Da Treviglio, quindi, e quando passi molto vieni a trovarci. Vicina, vieni a trovarci. Parti ora che ci vedi qua direttamente. Esatto. Sempre Luisa dice che lo beve Harry Potter grazie a questo antidoto. Cura Ron dall'avvelenamento della bottiglia avvelenata che era destinata al nostro preside. Vedete, ho fatto di tutto per farmi fuori. Cioè, ma solo io ce l'ho fatta. No, per dire. Sempre fascia protetta. Questo perché appunto il Bezoar si trova appunto nello stomaco delle capre, è un sasso ma che in realtà è formato da tutto quello che mangiano le capre. Come sapete le capre mangiano di tutto quello che non riescono a digerire forma questo sasso, questo bolo all'interno dello stomaco delle capre. Anticamente quando sacrificavano le capre, dove lo dirò io? Quando aprivano le capre per fare i loro riti sacrificali e trovavano questo coso, pensavano, proprio perché le capre mangiavano di tutto, che se venisse ingerito da un essere umano avesse proprietà curative, guaritive, non so come si dice. Terapeutiche. Vedete? Luisa è in famiglia, è a casa con tutta la famiglia che ci stanno guardando, quindi li salutiamo. Salutiamo. Ciao, la famiglia di Luisa. La famiglia di Luisa. Luisa stessa. Buona domenica, riposatevi.
grazie per seguirci dal Lucca Digital Off, perché questo, ricordiamo, è un evento che è nell'elenco dei programmi digitali di Lucca. Ci trovate sul sito di Lucca, ci trovate anche ovviamente su questo canale Twitch No Mamma Ammazzo, ma ciao, sto salutando il pubblico a casa, il pubblico presente. Salutiamo il pubblico presente. Grazie, ricambia Luisa. E siamo in diretta dal locale pub Binario Magic Pub, che si trova in provincia di Bergamo. C'è un altro compleanno? Probabilmente. Lapis, è detto che vuole farsi un ridicolo da solo perché è impreparato. Va bene. Non si può sapere tutto. Allora usa pure il tuo ridicolo su te stesso e dici cosa fai. Comunque non ci ha ancora detto da dove scrive, eh? Da sud Italia. Ha detto dal sud, ma non ha specificato. Al sud. Ha detto che è impreparato. Probabilmente non si ricorda in questo momento. Sarà stato obbligato da qualcosa. È vero, potevo anche dare l'oblivion come incantesimo. Ma dicelo già di mio. Mi sono dimenticato. Io sono già di mio. I professori simpatici che c'ho. Pensare che veramente li pago. No, scusi, adesso, non per puntualizzare, ma io quando vado alla Gringot, invece di depositare zellini o quant'altro, devo depositare le mandragole, perché lei di zellini non ce ne dà. Mi paga col denaro babbano. Cosa me ne faccio di 100.000 euro? Euro si chiamano? Cosa sono? Euro? Non capisco. Boh. Che poi sono tutti strani. Sì. Colorati di carta. Cioè io l'altro giorno mi mandi 500 euro così. L'ho preso. Ma hai visto una cartolina di colori? Non sappiamo cosa farcene di quei soldi. Credo sia fucsia, credo. Ah, ecco, vaghi ricordi. Mai visto neanche proprio mai tutto sotto le mani. Lo trovate su Google se cercate 500 euro, vedete com'è fatto. Ma Piton, scusi, non si può fare una bella pozione d'amore per quello metto lì? Sì, una bella, come si chiama? Felix. Ah, anche la Felix Felicis, va benissimo. Felix, no, invece... Cosa dice? Quella della felicità. Ma sì. Che si compone con le sue erbe. Perché dovete capire che pozioni e erbologia in qualche modo devono collaborare. Si incatenano. Per esempio, per fare la pozione polisucco, servono comunque le, in generale servono le erbe per fare tutte le pozioni. Quindi... Che spesso lei non mi chiede. No, anche nel senso che me no, le prendo. No, va e fa il self-service. Ah, ecco. Lo so, un uccellino me l'ha detto. Però spesso non sono stato io, spesso è stato quel mangiamorte che è stato qui qualche anno fa. Secondo abbiamo il preside che sta interrogando delle persone qui da casa. Che vogliono venire a fare un saluto in diretta. Come ti chiami? Alessia. Salutiamo. Vieni Alessia. Ti lascio in balia del professor Piton per circa... Ah, molto bene. Qualche minuto. Facciamo, te ne intendi di Harry Potter? Sì. Sì, abbastanza per essere qua. Ci sarà anche tu, non può. Allora, faccio una domanda che ho già fatto a casa, la rifaccio anche a lei. È molto semplice, anche perché è l'unica che mi viene in mente al momento. Che cos'è? Scusate ora. Impreparati. Che cos'è un bezoar? Ah, è quello che si trova nello stomaco della capra. Perfetto. E a cosa serve? Nel caso in cui ci sia una. Come si dice? Venga qua. Diciamo che si può utilizzare al posto delle pozioni per salvare. Non si può salvare, non sai niente. Ah, quindi lei è preparata, ma tu no, lei non ho studiato. È una babbana. È una babbana in realtà. Allora, mai letto no, i libri? Beh, sei abbastanza una babbana. Preside, faccio a lei una domanda, allora. E noi faccio una semplicissima. Dato che non mi puoi Grifondoro, è abituato a studenti impreparati. Per dire. Io sono Grifondoro. No. Sì. Chiaro? Concedo. Domanda facilissima, può anche prendere suggerimento. Cosa succede? Al minuto 1
della pietra filosofale. Al minuto uno. Al minuto uno della pietra filosofale cosa succede? Al minuto uno... che Silente usa no, l'illuminatore. No. Al minuto uno... Silente che aveva no. Dai, non è Silente, no. Perché appena dice Silente dice no. 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 Voi lo sapete da casa? Ah, siamo qua adesso, ok. Ma ci sono delle camere che volteggiano. C'è una. C'è un bagliore verde. No. C'è un bagliore verde? No. No. Quello lo fa vedere la dopo. C'è Hagrid che no. arriva dopo. No. Al minuto uno la sigla. C'è un gatto. È la risposta esatta! È la sigla! Però è un po' da bocchetto. Tra cubetti funzionano. Potete salutare qualcuno da casa, ragazzi? Salutiamo le nostre amiche che sono, che di, sono là. Di là al tavolo, che quindi che si stanno perdendo tutto questo. Esatto, esatto. Però penso che ci sia anche la registrazione. Tanto siamo solo tipo Luca Change, che è il canale online di Luca Comics, perché purtroppo per colpa di questo c'è avuta pandemia. Sì, sì, sì. Ci sarà Luca Comics, siamo in diretta con Luca Comics. Ah, okay. Siete stati, potete dire siamo stati a Luca Comics. Finalmente! Finalmente, tra l'altro, dovevamo salutate Luca Comics! Ciao! Siamo Luca Digital Off, che quest'anno ci ospita, insieme al binario Magic Pub, che quest'anno ci ospita. E ci vediamo l'anno prossimo, sempre, no, volevo dire, ci vediamo a Lux. Là, là, fisicamente là, ci vediamo l'anno prossimo. Siete già state a Lucca? No, non ancora. Ah, dovevate andare quest'anno. Volevamo giusto andare, sì, esatto. Poi, quindi è colpa vostra, voglio dire. Probabilmente sì, probabilmente sì. L'hanno cacciata, come si dice in gergo da bar. Sì, sì, sì. Portiamo un po' di sfiga, state attenti perché... Si può chiedere di dove siete? Piacenza. Siete giocate anche fuori casa e siete venuti a trovarci. Sì, sì. Un saluto a Piacenza, tutta l'Emilia Romagna. Perché ho sentito un po' un accento leggermente. Ma siete qua in venute per l'occasione? In giornata, abbiamo fatto un giro stamattina e possiamo. Sì, e Piacenza non è che a 300 km di distanza, quindi un'ora e un quarto si arriva giù. Sì, sì, c'è il professore. Non lo so, io sono il professore di pozioni, non è che posso sapere tutto. Poi si smaterializza. Vabbè, io sono il preside, quindi sappia tutto. E come dicevo parlo tutte le lingue, quindi se nei vostri oratori volete fare animazione Potter, chiamateci! Ah sì, sì. Okay. Poi metteremo anche tutti i link, adesso tempo 48 ore questa live da Twitch, slitterà anche su YouTube, perché sennò prima Twitch è quello così. Sul canale rosso si dice? No, ma su Twitch si può dire io. Ah, si può dire? Sì, penso di sì. Sul canale rosso su YouTube e poi sotto metteremo anche tutti i nostri Instagram, qualsiasi cosa, anzi, se prendete il bigliettino, esatto, se prendete il bigliettino col QR code da lì riuscite ad andare su Twitch e poi trovare tutti gli altri link. Okay, okay. Se venite a seguirmi direttamente e a che cosa voi mettete su, bam, seguite, perché io sono bello dentro e bello fuori. Grazie per la vostra, grazie. Sara e Alessia, grazie mille, grazie per un saluto, salutate casa, a Swagwars, ai Swagwars. Adesso, ok, grazie mille. Casa. Ah, sì, di che casa siete? Lei mi ha detto Grifondoro. Lei è una babbana. Lei è una babbana. Corvo nero. Corvo nero, visto. Sono dettagli. Scusi, che te ne posso fare un minuto? Sì. Come no? Dammi solo un minuto, un soffio di fiato, un attimo ancora. Basta dire, basta, non canto più. Non canto più. Mi visto? Dammi solo un minuto, soffio di fiato. Allora adesso facciamo un esperimento di traslitterazione, qualunque cosa significhi. Trasfigurazione. Può essere. La moltiplicazione. Ora la nostra cara professoressa Sprite vi mostrerà il locale, ma voi sentirete ancora la nostra voce. Quindi attenzione. Noi non sappiamo cosa vedrete, ma... Quando ve lo dirò io? Esperimento. Quando andiamo ve lo dirò? La camera 2, vai pure. Vadi. Ecco, possiamo magari andare a intuito, anzi possiamo anche sederci in questo momento.
Esatto. Così facciamo la telecronaca di quello che potrebbe riprendere. Ecco, sta riprendendo in questo momento, sta riprendendo il basilisco. Assolutamente. Che è un enorme. Noi siamo ancora alla nostra postazione, non sappiamo ciò che sta inquadrando. Esatto. Appena. Appena mostrato il basilisco. Sta mostrando il basilisco, che è un enorme serpente che è buonissimo per fare il pesto. Esatto, è fantastico. Fantastico. Soprattutto un basilico arrosto. Esatto. Ora sta mostrando il mantello dell'invisibilità, come potete vedere, le varie ragnatele che sono qui in occasione di Halloween, o almeno spero. Assolutamente no, era fatto la polvere ieri, ma si sono dimenticati di quell'angolo lì. Di quell'Aragog. Che continua a fare. Ecco qua il mio angolo pozioni, il mio laboratorio dove per l'occasione di oggi i cuochi stanno cucinando usando le mie pozioni, tra l'altro. Ecco, e ora vedrete un po' di memorabilia, come si suol dire. Io quella vetrinetta la comprerei tutta. Esatto. Vediamo, ecco, adesso si vedrà un pochino. Vediamo la professoressa Sprite. Ecco, ha fatto una bella zoomata. Sì. Sta girovagando. Ecco, vediamo un bellissimo preside. E i doni della morte. Ecco, qua si vedono un po' meglio i memorabilia. C'è la professoressa Sprite che è molto veloce, c'è uno snaso, ci sono un po' di animali fantastici che non a caso sono molto vicino alla cucina. Sì, sì, ma pesta pure tanto. E qua vediamo alcune bacchette. E poi delle persone che stanno pagando la cassa, dove c'è un simpatico mica tanto, goblin o folletto. E qua c'è la Fenice. E c'è anche Dobby, che è un elfo libero, ma oggi è venuto qui a festeggiare. Oh, guardate, ora vediamo un mangiamorte che vi accoglie appena entrate. No, scusate, non un mangiamorte, ho sbagliato. Un dissennatore, perdon. Un dissennatore. Li confondo perché sono entrambi molto sgargianti e simpatici. E qua vediamo le candele sospese. La sera si accendono, fluttuano. E qua c'è un troll che non è nei sotterranei, ma è proprio lì in mezzo. E anche un po' di scope volanti. C'è la Nimbius, c'è un'altra Nimbius. No, quella sembrava l'altra, però. C'è Edvige, ecco qua. E qua c'è del pavimento. Ma direi che possiamo tornare sulla camera 1, allora. Eccoci qua. Bene, intanto che la professoressa si appropinqua a tornare, stavamo facendo ancora lezione di pozioni, ma io non ricordo più nulla. Eccomi. Bentornata. Grazie. Tranquilla, siamo già in camera 1. Ah, dalla Sardegna! Hai fatto bene a dircelo, perché Sud Italia noi avremmo pensato tutto tranne che la Sardegna. Beh, bellissimo posto. Mi verrebbe quasi da chiedere quanti gradi ci sono, perché non so lei, a parte qua dentro che si secca di caldo, però fuori fa molto freddo oggi. Io non faccio testo. Anzi, se per caso volete ospitarci in Sardegna, veniamo a fare lezione. Ma poi non so se torniamo a casa, però. No. La Sardegna è spaziale, è troppo bella. Non so, lei tornerebbe a casa dalla Sardegna, io no. Non so, onestamente non l'ho mai vista, non l'ho mai vista, ma me ne parlano tutti molto bene. Quelli che tornano, figuriamoci quelli che restano là. Esattamente. No, nel senso, restano là a vivere. Non a morire, mi dissocio. Ma il nostro preside l'abbiamo perso?
qualcuno la avada cadavrato? Ma non so, probabile. Qualcuno avrà detto, non vedi il cadavere? Vado a cercarlo? Ma no, lascialo pure. Lascialo like, intanto facciamo le cose in tranquillità. Sì. Allora, mi aiuti un po' con lezioni di pozioni. Stavo dicendo, ho parlato del Bezoar, poi... Qual è la sua preferita? A me piace tanto la salvia. Ah no, di pozione? Pensavo di erba. Di pozione, allora... Un minuto di silenzio, per favore. Posso dire innanzitutto che la polisucco a me non piace perché la trasformazione è molto fastidiosa, non è immediata come una trasfigurazione. Ma a proposito di polisucco e trasformazione, sì. Ma si vede proprio per una pochissimo. Ma noi ce la ricordiamo un'Ermione che si trasforma in gatto? Sì. Voi ve la ricordate una Ermione Pussycat? Io abbastanza. Perché deve usare questo tono così? No, è inglese. Ah, adesso hard. Cioè, non è Pornhub. È inglese, non ancora. Sembrava una roba un po' porno, così no, che no, vuol dire gatto in inglese. Miau. Sì, in quale film, in quale libro è successo? In quale film Hermione fa vedere la miccia? Si fa vedere da miccia? Diventa una miccia. E usa miccia per sola anche, ho sentito. No, basta. Tipo essenza di gatto? Miau, miau. Ma l'essenza di topo. Lascia qualche. Essenza o di carogne, essenza di cane morto. Abbiamo tutti i profumi. Non so se si è sentito, ma. Niente. Mi dissocio assolutamente. Nel secondo film, complimenti. E se sono complimenti a Sarah Wong. Che domande, chi può avere risposto? Beh, ma anche Luisa era molto sorpresa. Esatto. Luisa, ci sei ancora? Sei ancora a Treviglio o stai venendo a trovarci in direttamente qui perché non ce la puoi fare a meno di vederci? È in famiglia, Luisa, non può venire. Può venire con la famiglia? Cioè, c'è il posto. Se invece là sotto brucia è perché nel vostro intimo c'è Cili. No. C'è Rocco. Ma c'è anche pubblicità occulta adesso. Nel vostro intimo c'è Rocco. Cili. Hai preso la Sprite. Lo so. Ah, okay. Mi dissocio categoricamente. Cosa vediamo cosa dice Sara. Pensava fosse un capello. Invece era per la sua gara. Esatto, perché doveva prendere le sembianze di una ragazza di Serpe Verde. E invece prende le sembianze del suo gatto perché ricordiamo che all'interno di Hogwarts si può portare un animale domestico e elenchiamo gli animali domestici che si possono portare: le civette delle nevi, civette, animali domestici, gatto, rapaci vari, topi, anfibi, gatti, topi, anfibi anche, rospi, draghi, anche i draghi se sono piccoli e se non mi fate vedere. E cani a tre teste. Gatti con gli occhi rossi. Croste. Pesci rossi, pesci. Pesce fritte. Yamba bel guaglio! Pesce fresco! No, non era così. Questi sono gli animali. Rospi, sì, rospi anfibi abbiamo detto. Che non sono le scarpe, ma sono gli animali. Perché l'ultima volta mi ha detto mi porti un anfibio, gliel'ho tirato in testa ad Harry. Poverino, è rimasto traumatizzato. Stanno ancora scrivendo? Cosa dicono? Digitano. Digitate. Acromantule, siccome sono specifici i nostri studenti. Animali domestici, soprattutto. E l'agromantula la teneva Hagrid, ed è a causa di questo che è stato cacciato. In quale anno in quale del suo anno scolastico è stato cacciato Hagrid da Hogwarts perché hanno incolpato la sua agromantula di aver ucciso Mirtilla Malcontenta? E invece? Mi raccomando, in quale anno è stato cacciato Hagrid, non in quale film lo vediamo. In quale anno? La domanda è precisa e vogliamo una risposta precisa. Sono sicura che da casa. Ma sì, lo non so, fate i babbani non saccenti. Non vale aiutino. Usare Google, Se non volete vale. Vi do un aiutino. Ha finito il liceo? Ha finito la scuola di Hogwarts Hagrid? Oppure non l'ha finita? Posso darvi un indizio? Ni. Tutto tace. Stanno googlando. Li abbiamo schiazzati. Stanno googlando, li abbiamo sgammati. Non vale googlare.
lo diciamo noi. Allora, innanzitutto posso dire, non può fare incantesimi, tant'è che non ha nemmeno una bacchetta. Perché comunque è un mezzo gigante. Io so tutto, sono quello bello. Mi chiamano Severo Pitone. Harry Potter! Mi sto prendendo per il culo. Hagrid è stato espulso perché? Perché? Cioè, perché l'ho detto io. Esatto. In che anno? E dove? E con chi? Non si ricordano, ve lo dico, dai. È stato espulso al suo terzo anno. E mancava poco, poteva fare le serali. Ma non ci ascoltano mai. Il microfono. Okay. Il microfono. Penso che gli dai molto fastidio. Allora. Sì, allora picchia ancora un po'. No. È stato espulso al terzo anno, non ha più la sua bacchetta, però ha un ombrellino rosa. Non c'è più la bacchetta? Che ufficialmente lui non ha bacchette. No, la bacchetta che almeno in mano non le può tenere. Oh. In pubblico, ma nessuno può. Però ha un ombrellino tutto rosa. Non si sa mai. In pubblico. Sul canale giallo e nero sì. Nel privato invece ha un ombrellino rosa che è mascherato, ma è una bacchetta. Però essendo non proprio una bacchetta, non è che fa proprio gli incantesimi no, perfetti. Infatti. Bene, stavamo dicendo cosa di che ho parlato di Hagrid, che è stato espulso. Stavamo parlando di animali domestici, di animali fantastici, animali domestici e dove trovarli. Esatto. La polizia. Abbiamo parlato dell'agromantula. Abbiamo parlato del cane a tre teste. Il cane a tre teste. Ma crosta. Sì. L'animale di Ron in realtà era da casa, ce lo dite? Quanto crosta? Era crosta, ma crosta chi era in realtà crosta? Se qualcuno ha mai mangiato una crosta? Perché lui comunque no, ha sembianze umane. Esatto. È un umano. Cioè, sì, chiamarlo umano è un eufemismo. Umano deve solo avere la mia bellezza per essere considerato umano. Gli altri sono esseri. Aspetta che si vede ancora un po' di faccia, mettiamo la Brava Giulia! Brava! Giulia, complimenti. Esattamente. Giulia che ci segue da Chiari e anche a Chiara che ci segue. Da Giulia. Cenza. Da Giulia che ci segue da Friuli Venezia. Esatto. Complimenti. Questa era bellissima, è uscita. Molto più precisa. Ah. Bravo, ma vedi che dicevi che eri impreparato, in realtà esatto, non sei impreparato. Ta, preparata. Lapislazzuli preparata. Perdone. Perché lapislazzuli è femminile, nonostante siano pezzi di lava maschili, lei è femminile. Lapislazzuli in teoria sono anche i veri nomi degli dei cyborg C-17 e C-18. Che però sono maschi. No, uno è femmina. Ma cosa c'entra Dragon Ball? I cyborg non hanno sesso. Innanzitutto Dragon Ball c'entra sempre, Primo. Vabbè. Primo. Però così allora per chi non è bergamasco prima vuol dire la prima cosa quella più Saturno che c'hai a casa quella così l'amore padre figlio ok niente si parlava degli Stati Uniti di Dragon Ball di Vegeta che abbraccia Trunks okay. Tanto love se no se la guarda non dirà certe cose tanto love no allora, quindi dicevamo che invece lapislazzuli ne sa molto sì, ma non è tanto roba per questo argomento dato che ha tirato tanto in ballo Sirius Black chi è? Domande su Sirius Black uno, vai. Di che casa era? Sì, due. Due aveva qualche diciamo potere particolare rispetto a un mago comune tre è parente di quattro perché viene cancellato dall'albero genealogico cinque no basta con calma fatecela no. Voi la quinta iniziate con queste con queste quattro se no ce ne sarebbe sette 10 dovevo arrivare a 10 però cioè tuttavia regalo altri 500 punti a Grifondoro per la pazienza che state tenendo nel seguirci grazie. Niente? Vabbè, iniziamo a dirlo noi, allora. Come niente? È strano. Ma ci vuole un attimo. Forse non c'è... Stanno guardando. Troppe domande perché si è... Ok, allora. Un animagus, sì. Ok. Animagus, ok. È il cugino di Bellatrix che viene cancellato perché scappa di casa. Esatto. Sì, esatto. Ci siamo. È stato uno, anzi è stato forse l'unico. Un animagus è un quadrino del po'. Bravi. Bravissimo. Preparatissimo. Giulia, che era bislazzo, non risposto.
Brava Giulia, brava, 10 punti a... Non so, ma se ci hanno detto di che casa sono. Che casa è? Giulia Corvonero? Giulia Corvonero. No, era Chiara. Sara Corvonero. Sara Corvonero. Giulia Lapislazzoli, non lo sappiamo. Che casa siete? Fateci sapere che casa siete. E vi ricordo sempre che sotto la chat ci sono i punti canale. Potete farci un Ridiculous, un Petrificus Totalis e se avete 50.000 punti, una Avada Kedavra. Perché indicano me con la Avada Kedavra, ma sono dettagli. È già rodato lei. Sa già come funziona. Se fossi stato rodato sarei finito sotto una macchina, invece sono caduto dalla torre. Giulia Grifondoro. Giulia Grifondoro. Oh, a 1000 punti così sulla simpatia. Per il Friuli Venezia. Vabbè, Giulia, te la perdono, dai. 1000 punti per il Friuli Venezia. Grifondoro da Chiari, poi abbiamo una Corvo Nero, giusto? Sì. Da Como, se non ricordo male sarà Wondi di Como. E dalla Sardegna? E dalla Sardegna o... Ah, Sardegna, è saltato fuori che l'Apis. Sì, sì, lei stava presidiando di là. Presidando, che... esatto. Stavo presidando. È dalla Sardegna. Oh, presudando però... stava. Stava presudando. Stavo presudando, sto colando in questo momento. Sto presudando parecchio. Io sono nella serra nel frattempo, cioè fisicamente. Abbiamo perso la Pislazzoli. No, no, perché c'è più lag in Sardegna, quindi ci mette di più. È il mare, più che il lag è il mare. Esatto, ci mette di più il gufo ad arrivare. La Cippi, qua la manina, però Cippi. Ho picchiato dentro. Si vuole, possiamo tirare fuori il trivial, se no andiamo ancora a... Ma trivial, trivialiamo, ma andiamo... Non dobbiamo svelare i segreti però, eh? No, ma infatti se no abbraccio stiamo andando bene. Professoressa Sfrai, me lo tira fuori? Il trivial. Bertelli, lo cacci fuori. Il trivial, me lo tiri fuori il trivial. Però se sono domande molto difficili vi aiutiamo, eh. Anche perché abbiamo le risposte in tempo reale, per fortuna. Bene. Ce l'abbiamo vicino. Ce l'avevo in parte, dovevo tirarlo fuori, ce l'avevo in parte. Pensate un po' voi. Direttamente dalla Camera dei Decreti, il trivial. Allora, attenzione, sono collegato con tutta Italia, quindi voglio dirvi il nuovo decreto legge che verrà emesso ora. Ho sbagliato diretta, Presidente, non stiamo facendo il decreto. Ok, attenzione, domanda decreto numero uno. Devi scegliere il colore prima, Presidente. Che cazzo ne vedi? Mamma mia! Facciamo fare alla persona seria. Le hanno scritte praticamente in pigmeo. Ah, ecco, lapislazzuli a tasso rosso. Io ti adoro, io ti amo. Brava lapis! Ringraziamo anche a tutti i Serpe Verde che si sono collegati. Dai, questa è facile, questa domanda è facile. Si vergognano di dirlo, soprattutto. Qual è l'effetto dell'incantesimo incendio? Questa è facile. Chiedete a Nerone. Ha dato fuoco a tutta Roma con quell'incendio. Me ne vado. Aspetta, dov'è la risposta? Mi ricordo che l'avevo visto in quel documentario. Ce l'avevo dietro. Camion dei pompieri contro gazzelle. Ce l'ha dietro la risposta. Vedete il colore. Esatto. Chi l'ha detto? Lava lapis. Potreste avere tasso rosso, quindi la migliore. Quindi 10 punti a tasso rosso. Presidente, fa una lei, ma ci vede. Ci vedo. Prego, cioè, sono morto, cioè. Fassale una domanda. Scelga il colore. Sono già andati. Allora, questa è buona. Che materia insegna la professoressa Kuman? Se avete letto la nuova traduzione, vi dico anche il nome nuovo della Kuman, però non so pronunciarlo, che è la Trilanway. Che cazzo c'è? Non che ne so. Ma a me hanno cambiato il nome, ha cambiato uno dei miei 26 nomi. Meno male. L'ha tenuto professor Dumbledore. Snape. Professor Bumblebee. Snape. Voi non lo sapete, ma mi transformo. Soprattutto alla sera mi transformo. Dumbledore. Chi l'ha scritto? Teto Auditore, se non sbaglio, tu sei Serpe Verde, ma potrei sbagliarmi? O sei Grifondoro? Invece sarà Wand di Divinazione e la Bislazzo di Chiaroveggenza. Allora, Divinazione, Chiaroveggenza e Teto, cos'è che ha detto? Pitor.
Ha detto Piton. Ah, mi ha chiamato. Allora salutiamo Teta Auditore. Allora, a essere precisi, ha indovinato Sara Wondi che ha detto divinazione. Ma diciamo che regaliamo anche dei punti. Però, a Chiaroveggenza, innanzitutto perché l'Apis, essendo Grifondoro, li guadagna ad oltranza. Infatti, è tasso rosso. Non è tasso rosso. Bam, bam. Tasso rosso, eh. Oh, ho sbagliato. Bam, bam. È Chiara che è Grifondoro. No, è Giulia che chiama da Chiari. Che chiama da Chiari che è Grifondoro. Perché se fosse da Scuri, chiamerebbe da. Da Corvo Nero. Esatto. Questo è difficile. Proviamo una facile. Proviamone una difficile. Quale formula usa Harry per rompere il ghiaccio del lago gelato e recuperare la spada di Grifondoro? Questo è difficile. Secondo me va lì da Hermione e dice: quanto pesa un orso polare? Abbastanza per rompere il ghiaccio. C'è una domanda per me. Cosa ottengo se aggiungo la radice di Ascotero incluso di Artemisia? Ah, sì, ah! La prima domanda che feci al povero Harry. Non lo so, non mi ricordo. Non si ricorda, è passato tanto tempo. Ne sono passati di silenti giù dalle torri. Non me lo ricordo onestamente, però so che si vede in uno dei film. Una di queste pozioni si vedono e servono ad Harry Potter, però non mi ricordo il nome. Nel frattempo attendiamo la risposta, che secondo me non sa nessuno. La risposta è quella che hai detto tu, esatto. Che me la ricordo. Do io? Che la ricordo, ah, certo. Sì, che incantesimo? L'orso polare. Che incantesimo usa Harry Potter? Scalpellus! Per rompere il ghiaccio del lago gelato e recuperare la spada dei Grifondoro. Di Godric. Secondo me è la spada di Edran. Di Findo. Di Findo cosa fa? Perché rompe il ghiaccio delle... Ah, solo rompe il ghiaccio. Che incantesimo usa? Quindi lo potete usare. Ma Maroni se vuole, veda lei. Lo potete usare tipo: ehi, ciao piccola. Di Findo e rompi il ghiaccio. Che incantesimo usa Fantozzi per togliere Excalibur dal lago? Escansibur! Escandibur! Escalibur, imbecille! Ah, dato che vi abbiamo chiesto di dove siete, di quale casa siete, scriveteci anche la vostra età, quanti anni avete. È molto utile per sapere quali battute facciamo, perché esatto. Se capite questa battuta vuol dire che avete più o meno la nostra età. Quindi siete vecchi, esatto. Non volevo dirlo in modo... Scusate, la censura non esiste più! Mi danno del vecchio. Ah, ok, wow. Mi mandano un ridiculous, quindi devo fare qualcosa di ridicolo. Avevo già... Però sì. È chiaro. Basta. Com'è ridiculous lei? Basta. Su, presto, su. Potrebbe arrivare a chiunque, è un ridicolo. Non faccia, non faccia così. Salvo. Quindi quanti anni hai, Lisa? Ma noi siamo giovani dentro! Siamo giovani dentro! No, secondo me avranno, 18 anni. Cioè. Può essere che siano degli estimatori comunque di Fantozzi anche. Esatto. I Tozzi fan. Io lo conosco, voglio dire. Fan, esatto. Voglio dire. Sono tutti fan di Tozzi. Quanti? Amore, ma siamo coscritte! Sono più giovane. Sono più vecchio! Ma siamo coscritte! Ah, ricordiamo fuori Bergamo che coscritte significa della stessa età. Perché è un termine prettamente... Sì, è vero, ha ragione. Prettamente precambriano. Esatto, perché okay. Se viene dalla Sardegna forse non sa bene cosa significa. No, ma Luisa non è della Sardegna. Luisa non è di Treviglio. Ah, sì, di Treviglio, allora lo sa. Quindi lo sa, coscritta. Allora lo sai. Ma era Luisa che ha detto la risposta esatta? Ah, Luisa, ho capito l'apis. Vabbè. Sto iniziando lapis. A perdere un... Lapis, tutto Luisa. Questo gran mischiotto. Sto iniziando un po' a perdere gli studenti. Vabbè, nessuno è perfetto. Ecco, sì. Quindi abbiamo due Corvo Nero in diretta. Oh, Serpe Verde manco uno. Vergogna. Ricordiamo per chi si fosse collegato adesso che siamo in diretta. Con una birretta. Siamo in diretta con una birretta, birretta vicino a una caldaia beretta. Perché fa caldo. Siamo in beretta. Siamo in diretta.
siamo lì a tarpinare o magico. Ha dimenticato la berretta, che è un altro termine che in Sardegna non sanno cosa vuol dire. Oh madonna! Diciamo. Per loro c'è una coppola. Basta! No, siamo in diretta dal binario Magic Pub di Mappello, provincia di Bergamo. Provincia di Bergamo. Luisa, ci sei già stata, che sei di Treviglio? Sì, ha letto tante volte, se non mi ricordo male. Per chi non c'è mai stato, poi metteremo tutti i link del caso per arrivarci. Mi raccomando, è gradita, anzi adesso con i vari decreti necessaria. È necessaria la prenotazione. Esatto. E è aperto solo dalle 12 alle 18. Alle 18 fino al nuovo ordine mondiale del ministro Babbano. Del primo ministro Babbano. L'ex allenatore dell'Inter. E spammare anche le pagine, sì, magari. Sì, sì, sì. Poi allora, poi nei titoli di coda già ci saranno anche le pagine. Anzi, più o meno, quanto abbiamo fatto? Quanto stiamo? 6.000 visualizzazioni? No, dico... 18 milioni di visualizzazioni. Ore, quante ore abbiamo fatto? 1 ore 31? Allora, diciamo subito che facciamo ancora una mezz'oretta di live. 1 ora e 31 abbiamo girato? Oh, fa caldo, sembrava di più. Facciamo ancora una mezz'oretta di live. Quando andremo nella schermata finale per i saluti finali, sotto scorreranno delle parole in cui troverete anche tutti i recapiti. Il suo, il mio, che vabbè è quello del canale, quindi è facilmente trovabile. L'Iban, il mio Iban, il recapito del binario 9 3/4, del binario Magic Pub, eccetera, eccetera, eccetera. Ma tra 48, 72 ore al massimo, questa live poi verrà caricata su YouTube e sotto alla descrizione del video metterò comunque tutti i link cliccabili. E seguiteci. E condividete. È più facile cliccare sul link che non leggerlo e andarselo a prendere. Seguiteci, condividete e vogliamoci bene. Ogni segui sarà riseguito, perché è un obbligo non scritto, ma si chiama buona educazione. Quindi io sono serpeverde, quindi non lo facevo, non lo sapevo. Ma lei perché? Perché lei è parecchio megalomane. Io sono Batman. Che carino! È appena comparsa la mini mandragola. Una vera magia. Allora, appena comparsa una vera magia. Bellissimo. Facciamo una domanda. Ma fa lei, professore? Ma la difficoltà no, è a caso. No, è indifferente, è a caso. Allora. Perché dovresti lanciare il dado in base al colore. Allora lanciamo il dado, facciamola più bella. Ma magari da casa hanno domande da fare. Viola, così. Viola, viola, esatto. Viola, viola. Nulla vi vieta di fare. Viola, viola. Farci domande. Verso chi però? Perché non è che posso sempre farlo io. Sì, scriveteci chi vuole che fare Ridiculous, perché spero mi sembra che tre. Lo sto facendo un po' troppo io. Ma perché lei è Ridiculous. Il preside, brava! Hai subito un Ridiculous, devi fare qualcosa. Per la birra, per la nostra anche là. Appunto, poi avete l'ichnusa, voglio dire. Era abbastanza Ridiculous, sì. Sì. Per Mi sono arachirizzato con la bacchetta del coso. Spero che non è Ridiculous, deve fare qualcosa di un po' più... Un po' più Ridiculous? Era una roba troppo banalina. Ok, era Ridiculissimus. Usate i vostri Ridiculous saggiamente, non coinvolgetemi. Abbiamo una splendida signora che vuole venire in diretta. C'è la stampa, un momento. Allora, era Viola. Mannaggia. Come? Tanto che aspettiamo che arrivi un ospite, come si divide un'anima per creare un Horcrux? Abbiamo due ospiti. E venite da, perché prima c'erano Reggio Emilia. Ce l'abbiamo su Emilia Romagna oggi. Prima venivano, c'erano due ragazze di Piacenza, adesso Reggio Emilia. Prima che chiudano tutte. Bravo, siete stati saggi, avete fatto una saggia scelta. Allora, dovevate dire che siete venuti solo per noi, ma fa niente, non vi paghiamo. Poi lo montiamo in post production, diciamo, sono venuti apposta. Non preoccupatevi, siamo in diretta, ma noi modificheremo. Poi modifichiamo tutto con la magia. Perfetto. Come vi chiamate? Nicoletta. Fabiano. E Fabiano. Un bellissimo nome, tra l'altro, perché io ho l'aspetto di uno youtuber che si chiama Fabio, quindi, anche se sono Pito. Allora, ve ne intendete di Harry Potter?
Assolutamente, sono qua. Qua abbiamo proprio il trivial perché la memoria ci fa difetto, ci devono aver fatto un Oblivious o... No, quello è quello di Gardaland, l'Oblivious, non lo so. Allora, decidiamo di tutto oggi. Colore, giallo. Epatite. Blanco. Ammazza, vabbè, va bene, dai. Nella storia dei tre fratelli, chi è l'unico dei tre che si presenta alla morte volontariamente una volta raggiunta la vecchiaia? Sto parlando della filastrocca di... dei doni della morte che si dice nell'ultimo film. Veda e il bam. Io vado avanti a dire finché non vi do il là. Allora, nella storia i tre fratelli ricevono i tre doni della morte. I tre doni della morte. La bacchetta. La bacchetta di Sambuco, che è questa. La pietra della resurrezione, che è questa. Davvero? Sì, sì. È nuova versione. E il mantello. E il mantello dell'invisibilità. Che è questo? Esatto. Quello scontato al 50%. Quale dei tre, questo è l'originale. Quale dei tre si presenta, diciamo, alla morte spontaneamente in venerando età e non viene trovato dalla morte? È semplicissimo. Mantello, non mi ricordo come si chiama. Esatto, no, va benissimo. Il nome non perché lo pretendo. Appunto, si perché mette il mantello e la morte è idiota. Però la vecchiaia. Esatto, complimenti. Complimenti. Ah, avete vinto il mantello dell'invisibilità. Grazie. Ci mancava. Di che casa siete? Di che casa? Io surf verde. Oh, finalmente. Oh my god. Oh my god, allora. Finalmente. Volete salvare qualcuno, ragazzi? Tutti i nostri amici. Dopo vediamo gli altri amici. Sentiamo il ancora viola. Allora, ma che è sto colore? Prima era giallo. Giusto, prima era giallo. Allora, quale di queste non è una maledizione senza perdono? A. Imperio. B. Crucio. C. Sectum Sempra. Io. La terza. La terza? L'accendiamo? Hanno indovinato, però io ci metto il carico di briscola. Non è una maledizione senza perdono, però è una maledizione abbastanza grave, pesante. Chi la inventa? Hai voglia! Chi la inventa? Bravi, bravissimi. Scusate se stiamo dando un attimino spazio agli ospiti qua, però so che ci siete, se rispondete giusto poi vi premiamo con dei punti della vostra casa. Mi sono perso, lo sto dicendo. Chi la inventa? Il Sectum Sempra? Osi lanciare le mie maledizioni contro di me? Chi dice questa frase? Osi lanciare le mie maledizioni contro di me? Sono io, il principe mezzo sangue. Il megalomane. È un megalomane. No, era il figlio di Abraham. Forse. Il padre di... No, il Draco ne riceve uno da Harry e viene ridotto male perché Harry stava leggendo il libro di pozioni di quello che si autodefiniva il principe mezzo sangue. Scopre alla fine del film che il principe mezzo sangue non è che Severus Pito e che è stato lui stesso a inventare queste maledizioni, tra questi incantesimi, tra cui il Sectum Sempra. Si scopre solo alla fine, però diciamo è Harry che lo fa imparandolo da questo strano libro scolastico, da non confondere con il diario di Tom Riddle che vediamo nel secondo libro. Che tra l'altro quello il diario di Tom Riddle è un bravissimi. Ve ne do due di mantelli dell'invisibilità, perché siete veramente bravi. Vediamo se sono vicini altri sei. Esatto. No. Cosa ci dicono dalla chat? Era un medaglione. Ah, salutiamo Sara Wondi di Colabonero che ci ha seguito fino adesso, grazie mille. Ciao Sara, è stato un piacere. Grazie. Il serpente, il medaglione. Poi? Harry proprio. Sì. E... Scusate. Libro, ho già detto il libro. Ne mancano due. Dai. Ma sei giù cascasella, ti devo dire. Quando ve lo do io. Mettete ora tutti le mani sopra la testa. E vedete, non si muoveranno più. Allora, mancano tre. Il medaglione. Due. Ah, forse potrei io usare. Non so se hanno detto. Serpente, medaglione. Il calice. Il calice, il libro.
libro. Aspetta, il diario. Calce quale? Quello che c'è nella stanza, nella Gringotts, quello che è alla Gringotts. La coppa di Tasso La coppa di Tasso Rosso. Oh mamma mia, dato che, solo perché la sua casa deve essere pignora. Dato che c'entrano un po' anche le case. Questa di coppa. C'entrano un po' anche le case, quindi manca una casa. Chi era dei due che era Corvo Nero? Harry Potter, l'abbiamo detto. C'è qualcosa di Corvo Nero. C'è qualcosa di Corvo Nero. Mi viene un diadema alla testa. Mi sta venendo un diadema alla testa. La corona. Un diadema. Ma sono unti davvero? Ma che schifo, ma slavi. Non lo so io. Siamo arrivati a 7 perché non so puntare. 8 con Harry. No, 7 sono gli orchi. 8 con Harry, 9 con Silente. Io sono un Horcrux. Non lo so, no, quello non è un orco. No, no, no. Gli lasciamo andare, ragazzi. Lasciamoli andare. Sì. Comunque era il diadema di. E cosa ho detto? C'è un diadema alla testa. Non so, volevo dirlo chiaramente ai nostri. Quindi siete stati bravissimi. Siete stati bravi. Allora avete vinto. Due mantelli dell'invisibilità. Molto, molto bravi. Cioè, notare la sobrietà di questa felpa che voglio assolutamente. È bellissimo. Ma se smetti di mangiare adesso? Non ti serve la felpa, tra... Ma sono anche già abbastanza in giro cadavere, io che ne ho È vero, me. Sei una vada cadavere, è vero. Vada cadavere. Molto bene, allora prendete pure un bigliettino, c'è un QR code, lì trovate il sito dove stiamo trasmettendo, così poi vi rivedete. Grazie mille, ragazzi. Grazie, ragazzi, ciao, buon proseguo. Anche la Pislazio... No! Salutiamo. Salutaci la Sardegna, fai un bagno anche per noi. Ti aspettiamo al binario 9 3/4, al binario mezzo. È dietro l'angolo per te. Esatto. Ciao Lapis! Grazie mille. Grazie per averci seguito. Molto bene, molto bene. Ringraziamo gli ospiti molto attivi. Molto bene, vi ringrazio. Ringrazio. Quanto manca? Perché il tempo vola quando ci si diverte. Ma sì, abbiamo un quarto d'ora ancora, sì. Circa. Ma c'è qualcuno? Sì, due ragazzi. C'è sempre qualcuno che si può collegare. Visto che lei sta tentando di fare la sua diretta, sì, abbiamo trovato un'altra cavia. Volevo dire un'altra. Vediamo se troviamo altre due concorrenti, Allegria, Sì, è meglio, Stella. Purtroppo sì. Distanziamento. Abbiamo trovato una cavia, benissimo. Molto bene. Okay, allora. Sì, portalo così, molto mostriamo. Bene, così facciamo anche vedere. Mostriamo che come sono belli i cocktail. Prego, prego. Mostriamo come sono belli i cocktail del binario Magic Pub. Sì. Questo è cos'è, un mojito? È come bello Silente. No, era essenza di dittamo. Essenza di dittamo, che se non sbaglio lei ha parlato del dittamo prima, no? Oh no, era il diffidus. E che sapore ha? Non l'ho ancora assaggiato. Anche, poverina. Come ti chiami? Ambra. Ambra assaggerà in diretta per noi. Questo favoloso coppio. Tranquilla, non avere ansia. Posso? È buono, è buono? Com'è? È degustabile? Buonissimo. Perfetto. Promosso! Le patatine sono arrivate al suo tavolo, quindi gli facciamo una domanda veloce e poi la lasciamo andare, se no si raffreddano. Innanzitutto, di dove sei? Perché c'era gente di piacere. Di Crema. Attenzione, perfetto. Internazionali oggi. Siamo fantastico. Sempre più internazionali. Ci avviciniamo un pochino, c'era gente di Piacenza, gente di Reggio Emilia, adesso è arrivata gente di Crema. Ovviamente è venuta per noi. Esatto. Certo. Perché lo sapevi. Senza contare quelli in chat che scrivono, vabbè, quelli sono seduti da casa loro. Comunque, ti chiami Ambra. Sì. A quale casa ti senti più appartenere? Corvo Nero. Cioè, oggi tutti Corvo Nero, non ha mai, cioè, 1020 mai cagato nessuno Corvo Nero, oggi Corvo tutti Corvo Nero. E ragazzi, si vede perché sono tutti molto studiati. Facciamo una domanda veloce e poi la mandiamo a posto. Allora, Arancio. Ma che è? Ma dov'è l'arancio? Qua. È quello. Quale professore dona, facile, la giratempo a Hermione per permetterle di seguire più lezioni contemporaneamente? Facile, no, in realtà sono la McGrani. Esatto. Cioè. È la professoressa McGrani. Facile non è. Vada. Okay, vuole salutare qualcuno a casa? Ma
tutti i miei amici di Crema. Ciao amici di Crema. Salutiamo gli amici lo di Crema. Lo so che vi state rodendo, volevate essere qua anche voi. Noi ci siamo e voi dove siete? In inglese è la professoressa McGonagall. McGonagall. Perché? Ho detta okay. Anche la donna Micia, tutta Micia, donna Nana, tutta Tana. No, quella è un'altra cosa. Ah, ok. Bene, la mandiamo al posto. Vi ricordo che se prendete il bigliettino che c'ha il QR code, potete dal QR code trovare questo okay. Sito. Grazie. Dove ce l'ha là. Ciao, grazie mille. Grazie mille. Grazie, grazie per essere con noi. Ambra Corvo Nero. Ma a proposito della McGonagall. Buon appetito. Sì. A proposito o della McGranite. Sì. Per chi lavora lei in incognito, in segreto? Per chi lavora la McGranite in incognito, nel senso che appartiene a qualche ordine filosofale, non i pipistrelli, del calice di fuoco, vicino a un dono della morte. Cioè, mi state parlando per chi lavora la McGranite, quando qua ci sono io che faccio ben il triplo gioco. Da casa lo sanno? Ma di che stiamo parlando? A chi fa lavorare la McGranite? Aspettiamo qualche minuto, poi al massimo lo diciamo noi. Maggie Smith che fa il lavoretto, vogliamo parlare. Che tra l'altro poverina sta... Me l'hanno messa ore e ore, giorni e giorni davanti alla casa degli zii babbani di Harry. Alfred e Gelo, povera McGregor. Miau. Donna Nana tutta Tana. Maga Nana tutta Tana. Niente, calma piatta. Presumo, professoressa Sprite, lei intendesse l'ordine della Fenice? No. No, il Ministero della Magia. Ah sì? Ma... brutta cosa, veramente. La McGranite lavora per il Ministero della Magia? Lavorava. Lavorava. In incognito. In incognito? Non lo sapevo. No, purtroppo no. Purtroppo era molto difficile come domanda, lei si riferiva a quando era giovane la McGonagall, la McGranite. Praticamente tipo un migliaio di anni fa. Esatto, era compagna di classe della regina Elisabetta e lavorava per il ministro della magia in incognito. Facevano gli stessi lavoretti, solo che la regina è stata più brava, è diventata regina. Esatto, perché riusciva a guardarsi in faccia. Vabbè, comunque. È più bassa. Esatto. Oh. Continuiamo. Posso... No, sì, tocca lei. No, vada lei, Severo Pitone. Vorrei fare un saluto a un nostro scozzese di vecchia data, il nostro Sir Sean Connery, che ci ha lasciato ieri, già che esatto. Siamo comunque su un canale molto nerd, vogliamo salutare... Parlando, dato che parlavamo di regina, quindi di Inghilterra, un grande agenti segreti al servizio della regina. Salutiamo un grande attore grande che Sean ci ha lasciato ieri. Ora continuiamo con i colori arancio. Questa è quella di prima. È incredibile come è riuscito a estrarne una uguale esatto. Da oltre mille domande. Quale oggetto è appeso al parabrezza del nottetempo lasciandosi sfuggire dei commenti? Ogni tanto, adesso come adesso, io direi una mascherina. Esatto, senza il nome specifico, è che quale oggetto, diciamo. Non me la ricordo. La testina. La testina. Non so, il nome preciso non lo so. Abbiamo perso il regista. Una testa di quel dicembre. È giusto. Bravissima. Brava Giulia. Giulia da Chiari che è Grifondoro, mi sembra di ricordare. Dovevamo scrivercelo. Quindi abbiamo altri 1000 punti a random, comunque sempre Grifondoro. E 10 punti se ho indovinato. Sì, corretto, corretto, corretto. Corretto. Punti a tutti, regaliamo punti a oltranza oggi. Punti a tutti, soprattutto se cadete vi sbucciate in ginocchio. Colore azzurro. Azzurro, come i miei occhi da buon preside, bello. Ecco qua, quanti punti sono assegnati a testa a Harry e Ron per aver affrontato un troll? Se non sbaglio è lei che li assegna, preside? Assolutamente, io in questo momento gli assegnerei altri 500 così per sport. No, erano 500? No. Non lo so, erano un po' di meno. Io regalo sempre punti. È stato basso, eh? Lo so. È stato molto basso, vi do un indizio. Ero buono in quel periodo. 50. Più basso. 25 a testa. Più basso, più basso. 10 punti a testa. Basso. 2 punti a testa. 5. 5. Ve lo diciamo noi perché anch'io... Ero rincoglionito in quel periodo probabilmente. Anch'io non avrei mai detto così pochi, onestamente. Ero veramente rincoglionito in quel periodo. Quindi ve l'abbiamo suggerita perché davvero anch'io non ci sarei mai arrivato. Esatto. Un ridiculous. Ma ha sbagliato bacchetta, poi mi diventa cattivo. Fa niente, in questo caso ci sta un ridiculous.
al regista dietro le quinte. Come starei con la bacchetta di coso? La sbatti un po'. Un po' difficile. Il bianco mi sbatte? Sì, la sbatte un pochino. E ma questo qua mi ha sbattuto con la sua. Chi viene in... che detto così. Oh my god. Detto così, sì. Il canale giallo e nero, non sempre. L'ho fatto apposta, ma sì, l'ho sbattuto con la mia bacchetta. Chi viene inseguito nella sala grande da un drago gigante di fuochi d'artificio durante un esame gufo? Io lo so. Vediamo se lo sapete. Io lo so, sono Mary e Pippino quando hanno sbagliato a lanciare... No. Qual è la domanda? Ho sbagliato film. Ho sbagliato saga. Qual è la domanda? Chi viene inseguito nella sala grande del Palace Hotel... Ah no, quello è un altro film ancora. Chi viene inseguito nella sala grande da un drago gigante fatto di fuochi d'artificio durante un esame del gufo? Non sto leggendo i fondi di bottiglia, ho messo quale domande usate. Ma lo sa il paradosso qual è? Che lei... in versione Pitol mi ha lanciato a me dalla torre, ma in versione ladro ha distrutto una... in versione ladro è stato lanciato lei dalla torre, l'ammazzo, giuro, l'ammazzo. Da Bruce Willis. Esatto, ergo Bruce Willis è Harry Potter. Così, grazie. Bravissimi. C'ho un Dolores alla Umbridge, Dolores, che guardate. Van Cartier, detta Umbridge, che prima ha partecipato al film Sister Act e poi è andata a insegnare a Hugo. È vero, chi era Grifondoro? Chi l'ha detto? Giulia Grifondoro, punti. I'm following. Follow him wherever he may go. Facciamo questo di gruppo Sister Act. Sì, figa, ci starebbe. Cosa facciamo? Cosplay di gruppo Sister Act. Ci sta, oh, però lo diciamo da loro che è in bagno sul sacerdote. Porca dia. E quello no, però ho visto l'abito. Che l'abito non è buono. Come fai prego? Come... No, sì. Prego, Siara. Come diviene inquisitore supremo di Hogwarts la professoressa Umbridge? A chi l'ha data? Detto palesemente. Tan tan tan! Insomma, viene istituito questa carica da... Da? Diciamo che è anche un argomento nel mondo babbano molto esatto. Odierno, ecco. Esatto. Esattamente. Da chi? A chi la dai per... Come diventare ti viene ministro? Inquisitore? A chi la dai per diventare un ministro? Questa doppia bacchetta, metta via quella bacchetta. Grazie. A chi la dai per diventare una... ministro? Cran caramel? Sì? Al, esatto. Grazie al creme. Ah, una delibera, esattamente. Sì. Grazie al creme caramel. Luisa. Luisa da, non mi ricordo. Treviglio. Treviglio, che è di casata. Non lo so. Tasso rosso. Tasso rosso, 50 punti a tasso rosso. Vi ricordiamo sempre che con le fave canale potete farci degli incantesimi. Potete farci un ridiculous, potete farci un petrificus totalus. E una vada che davra, se avete abbastanza un punti. Vada che cada. Un vada che cada. Corvo nero, scusate. Ci abbiamo azzeccato la casa, fantastico. La ragazza alla Sardegna era tasso rosso. Ah, è vero, la ragazza della Sardegna era... Lapis era tasso rosso. Era tasso rosso, invece Luisa di Treviglio è corvo nero. È corvo nero. Grazie. Continuiamo con le domande. Quando mancano 10 minuti facciamo i saluti. Mancano 5 minuti? Poi, quasi. Facciamo i saluti? Facciamo allora, l'ultima domanda. L'ultima domanda, ragazzi. Prima della... L'ultima domanda... Prima della prima fine. Dei 10 passi. No, quella è... Dove si trovano Dudley and Harry quando sono attaccati dai dissennatori? In un buco. Allegria, amici di un tunnel. Nel tunnel della torre. Nel cappato. Il tunnel della troca per vedere i fantasmi. Erano strafatti. Fatti strafatti, Oh, bellissimo film da vedere, assolutamente. L'hai visto? E non tutto. Perché? Perché sono troppo fatti. Luisa. Eh? Luisa dice nel tunnel vicino casa. Molto bene. Esatto, bravissima. Brava Luisa. Luisa, hai vinto. Avrei anche approvato sotto passaggio. Hai vinto la possibilità di mettere seguito alla mia pagina Instagram. Hai vinto un panino offerto da noi qui al Binari. Ah no, ma lei è di Treviglio? Sì. No, allora no. È troppo vicino. Hai vinto un abbraccio. No, se era quella della Sardegna gli offrivo un pranzo. Tanto. Secondo me potrebbe vincere uno dei fantastici viaggi del professor Silente. Assolutamente. Vediamo un po' quale fantastico viaggio può vincere. Ha vinto, perché ha vinto. Ha vinto. Allora, hai vinto una crociera. Pensavo una...
una croce, no, quella l'ha vinta l'altro mio amico con la barba, una crociera in giro per il mondo su un transatlantico, si chiama Titanic, complimenti. Transatlantico, siamo in fascia protetta. Ma noi vogliamo bene a tutti, citiamo tutti. Certo, citiamo e decitiamo tutti. Assolutamente, sì. Allora ragazzi, il... metto la faccina per far capire che sono Pito. Allora, un attimo che... Io sono Silente. Io sono la professoressa Sprite. Come lo ritiri? Te lo offrivo col cuore. Col cuore in mano proprio. Col cuore? Cazzo, volevo farlo bene. È vero? Te lo col cuore in mano. Guardare di qua? Trasliamo. Ah, sì, sì, switcha pure. Bene. Abbiamo cambiato schermata per far capire che sta finendo la live, mancano 5 minuti all'incirca. Possiamo stare un pochino lunghi dato che siamo partiti un po' in ritardo perché abbiamo avuto un problemino di connessione. Bello della diretta. Però questi diciamo papani. Che approfittiamo di questi ultimi 5 minuti ancora per ringraziare e salutare. Allora, esatto. Innanzitutto ringrazio tutti quelli che sono scritti qua sotto, che sono... esatto. Lucca Digital Off, ringrazio in particolar modo Andrea di Lucca Digital Off che mi ha supportato in questo scambio epistolare di email per avere tutto corretto sul programma. Ringrazio ovviamente il binario Magic Pub in provincia di Bergamo, città di Mapello. Vi ricordo poi che se siete interessati potete andare sul mio Instagram e andare a vedere il tag in modo che vedete dov'è il binario. Luisa lo sa. Luisa lo sa. Luisa lo sa. Ringrazio Silente Cosplay, oh, F Cosplay che è sempre lui, ringrazio Imi Cosplay e ringrazio me stesso, una mamma ammazzo. Ringrazio il, alla regia abbiamo Gabriele Chiodin, ringrazio anche tutti quelli che hanno usato la seconda camera e poi che altro dovrei dire? Boh. Ringraziamo tutti il quelli che ci hanno seguito. Ringraziamo tutto il mondo in questo periodo buio. Esatto. Ringraziamo tutte le persone che sono state collegate fino adesso. C'era Sara Wondi, c'era Lapislazzuli, Giulia Da Chiari, Chiara Da Giuli, Luisa Da Treviglio. Ringraziamo l'Emilia Romagna che oggi ci ha regalato anche gli ospiti un sacco qua, di ospiti. Di Piacenza, dell'Emilia Romagna, di Crema. Di Crema. Tutti, pasticcera, esatto. Catalana. Mi ricordo anche che non ho pranzato, tra l'altro. Io anche noi. Io comincio a sentire fame. Ah, è un po' i morsi della fame magari... si sentono. Ma no? Un po'... Oh! No? No? Perché mi sembra che sia un po'... quell'urlo? No. Ha fame anche lei. Bene? Banana. Bene. Vi ringrazio di averci seguito fino a qui, continuate a seguirci anche sugli altri nostri social, sul canale YouTube, trovate tutto qua sotto in descrizione, ci sono tutti i link per YouTube, per Instagram, eccetera, eccetera. Seguite, ricambiamo il segui. Se andate sul mio canale No Mamma Ammazzo, dal mio Instagram trovate anche tutto il resto, mi raccomando, iscrivetevi. Tutto quanto. Tutto. Niente. Come sempre, contiamo sta roba, come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto. Ecco, fico, torno un attimino in fase... Torno in borghese. Torno un attimo in borghese per salutare tutti. Diciamo che possiamo imborghisirci, esatto, tutti. Esatto, Olga, ecco, così è un po' più sobrio almeno. Assolutamente sì. Esatto, ecco. Perfetto, adesso... Ringrazio Max per questo bellissimo capolavoro. Ringraziamo le acconciature. E Rosi Cortinovis, assolutamente, esatto. Sempre provincia di Bergamo. Trovate tutto. Esatto, poi magari vi dà anche il link del suo parrucchiere. Esatto. Come sempre, con l'inchino e con l'imbuto, io vi saluto e ci vediamo nella prossima live. Nel prossimo video, grazie ancora a tutti quanti, grazie. Ciao, grazie a tutti. È stato divertente giocare in allegria. C'è anche la sigla, non lo sapevo. No. Adesso mi plano.